oggi è venerdì e oggi finalmente sapremo i risultati della risonanza, non vedo l'ora. E se sono pronti stamattina, io purtroppo sono al lavoro, quindi andrò Marco a prenderli e io aspetterò che mi mandi subito la foto con i risultati. Comunque nel frattempo mi preparo e vado al lavoro. Sono le 8:05, Marco sta già provando a telefonare per vedere se i risultati sono pronti, così poi mi accompagna e lui va direttamente a prenderli. Allora, sono al lavoro. Marco è andato a Livorno a prendere i risultati perché sono arrivati e sto aspettando che mi mandi un messaggio con i risultati perché ho l'ansia a mille. E mi sono arrivati, cioè, che bastardata, no? Il messaggio di Tim, un messaggio della Pam. E tutte le volte corro a guardare il cellulare e vaffanculo. Comunque, appena so le cose, vi informo. Lasciamo stare. Le foto, premetto che non ci capisco un cazzo, però ho cercato, c'era scritto astroglicoma, qualcosa del genere, non mi ricordo, ho cercato su internet, vuol dire tumore. Succede qualcosa a Francesco, io non posso sopravvivere a un dolore del genere, non potrei sopravvivere. No. Allora, sto cercando di calmarmi perché comunque accanto a questa parola c'è il punto interrogativo, quindi non c'è comunque la certezza. Quindi devo stare calma. E dobbiamo prendere subito appuntamento con il neurologo e poi non lo so che cosa dobbiamo fare. Allora, è passata qualche ora nel frattempo, sono tornata a casa, ho mangiato, fatto la doccia e Marco ha provato a chiamare il neurologo che ha visitato Francesco ma non risponde, quindi è andato subito dal medico, il primo medico che ha visitato Francesco. E lui ha detto che qualcosa c'è. Però potrebbe anche non essere quel qualcosa. Ma se anche fosse, ha detto che è comunque una cosa risolvibile. Marco mi ha giurato che gli ha detto veramente così, siccome so che è bravo e che non direbbe mai cose fasulle, insomma. Quindi spero che veramente sia così. E ci ha detto che comunque dobbiamo far vedere questi referti, queste cose ad un neurochirurgo, se non sbaglio, comunque uno bravo. E quindi abbiamo prenotato la visita all'ospedale pediatrico Meyer a Firenze. E ce l'abbiamo per il 26, quindi fino al 26 dovremmo stare in questo limbo. Ora, noi comunque dobbiamo continuare con il trasloco, continuare possibilmente una vita normale e anche se è difficile, se sto male, molto male sinceramente, però bisogna essere ottimisti perché sono consapevole del fatto che piangere non serve a niente comunque. Ok, mi sono sfogata, ho pianto 2 ore, forse 3 stamattina. Ora basta, ora bisogna cercare di
emanare vibrazioni positive, di modo che possibilmente vada tutto bene. E quindi dobbiamo andare da Ikea, così come era in progetto di fare oggi, per prendere alcune cose da mettere in casa nuova, così poi da poter cominciare a sistemare alcune cose. Quindi andiamo. Io ho già spiegato un po'. Vuoi spiegare meglio che ti ha detto il Geminiani? In ogni caso sarà una cosa risolvibile, però bisogna sbrigarsi perché in base a quello che c'è scritto sulla risonanza, se è quello, bisogna muoversi. E prima del 26 però non abbiamo trovato niente, girando per tutto il mondo e oltretutto pagando privatamente. E quindi vabbè, dobbiamo aspettare con l'angoscia, ma dobbiamo aspettare e dobbiamo andare avanti col trasloco, oltretutto. Quindi va bene, ce la faremo anche stavolta. Sì. Già, questo è proprio bello. Facciamo una cosa, prendiamo quel carrello. Subiamo il carrello? Sì, abbandoniamo. Per le lampade? Vai. Non è che è qualche magazziniere? Allora, siamo venuti qui a casa, abbiamo scaricato le cose che abbiamo preso da Ikea, domani le monteremo. E poi è arrivato il cugino di Marco con l'ape, ha preso tutta la roba che era da buttare, anche qui i moci, qui tutta quella roba insomma che era da buttare, quella giunenza di interrato. E così abbiamo fatto una bella pulizia. E niente, ora sono qui che aspetto. E mi volevo scusare per lo sfogo che ho avuto stamattina, però ero sola e avevo veramente bisogno di sfogarmi con qualcuno, e quindi scusate. Cercherò in questi giorni di tirarmi un po' su, perché sennò veramente è un casino. Ho deciso che continuerò anche a fare i vlog, mi sono anche consultata con Marco, perché sinceramente non sapevo se continuare o meno, visto che lo stato d'animo non è proprio dei migliori, però comunque mi sento meglio quando passo un po' di tempo con voi, mi distraggo e mi fa bene, quindi ho deciso che continuerò anche con i vlog. Ovviamente abbiate pazienza perché non sarò al massimo dell'umore, ecco. Non vi starò a dire tutti i giorni che sto di merda, perché ve lo immaginate, insomma, no? Sto di merda, ecco, questo è quanto. Quindi però il trasloco deve andare avanti, tutto deve andare avanti, e soprattutto bisogna essere forti e sperare che si risolva tutto il prima possibile. Comunque vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.